siamo stati ignoranti, mi per prima, perché? Perché quando il bimbo Mix ha fatto il suo discorso al Senato dove ha chiesto la fiducia, e qua non è che uno può dire Gina di Simbriaga, no no no, eccolo qua, l'ho stampato, me l'hanno stampato direttamente dal Senato, direttamente dal Senato questo suo discorso. Lui sapeva che stava ubbidendo a dei comandi, perché lui ha detto: signori, mi serve la riforma perché dobbiamo accelerare il processo di integrazione con l'Unione Europea e adeguare l'ordinamento interno, cioè il nostro, con la governance economica europea. Cioè lui l'aveva detto. A 90 gradi. Sapete cosa vuol dire queste parole che qua, Benin, governance, mica no, anche le balle piene di sto inglese, che bisogna che sia in inglese dappertutto. Vi ho detto che vuol verne sull'Italia, che vuoi chiamarsi verne singolo. Perché se non si parla inglese... se non si parla inglese... ti si fuora moda, ma se non altri non sapevo neanche cosa Facebook, che manca da mettersi a parlare in inglese. Allora, cosa si fa? Se ci unisce all'Unione Europea andiamo a vedere il trattato dell'Unione Europea, e il trattato dell'Unione Europea, il famoso 114 in base al quale viene introdotto il bail-in in Italia, e non solo questo, dice esattamente che gli stati membri devono adeguare la loro costituzione, ovvero l'ordinamento, ai trattati dell'Unione Europea. È tanto semplice. Però questo non l'avete mai, mai sentito dire. E quando le dice la Gina, l'ha detto la Gina, mega censurata per tutto. Mega le televisioni del Mr. Bimbo Mix attorno di me, ma neanche che la nessuna. Siccome le altre mi intervistava per non essere del manco, la RAI mi ha intervistato, mi ho detto: cosa mi intervistai a fare, che tanto so che non lo mandai in onda. No, no, non è mia vera, non è vera. Ho detto il mio pensiero, che era molto tenero a Corensi, non è passato niente. Allora, questa informazione, questa vuol dire proprio menarmi per campa all'aria, perché se voi vedete bene, quando io dico, e l'ho sfidato, facciamo un incontro, la Gina con Tirenzi, non ti terrai in giro come il prosemolo dappertutto, che ormai siamo sgionfi di vederti, e anzi te perderai perché siamo sgionfi di vederti. Cioè, a sto punto te hai fatto proprio la campagna dell'opposto, perché abbiamo la nausea. Vieni a parlare di questo 114, vieni a parlare di questo obbligo che abbiamo, ok, degli obblighi del mercato interno e della competenza esclusiva dell'Unione Europea, articolo 3, che dice: l'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori. C'è l'elenco: politica monetaria degli Stati membri, questo l'avremo già capito, conservazione delle risorse biologiche, sarà le fosse biologiche da quanta merda che mi mette addosso, politica commerciale comune, devo vedere cosa l'è, non è mia, il mio polastro che passa dalla casa mia a quella del vicino, è anche la finanza, per cui politica con questo trattato di Lisbona, la politica commerciale comune comprende beni, merci e finanza. Secondo voi altri chi è che sta comandando adesso? È il mepolastro che lo vendo dall'Italia alla Francia? O qualcuno che butta dentro titoli e se quel governo non è gradito li compra o li svende in modo da far oscillare i spread? Perché adesso ormai l'economia è reale. Quando mi sento un briatore che dice dobbiamo votare sì, perché dovremmo fare gli investimenti, e quando ti domandi che investimenti devi fare, vado a fare un albergo a 5 stelle su in Puglia, che la regione non me lo fa fare. Ma questi sono gli investimenti. Allora, da lì vi capire che evidentemente ci sarà la regione che dirà: tu l'albergo a 5 stelle che viene a deformare la mia costa, ti te la attacca il culo, perché... E questo diranno i poteri, no Renzi? Cava che...
il potere alle regioni, accentrano allo Stato, così noi possiamo venire, abbiamo a che fare solo con uno invece con due, e mi lì in Puglia faccio quel cavolo che voglio. Questo è il succo.